poi magari a eleggere il sindaco a Parma che dopo un mese e mezzo non è in grado nemmeno di fare la giunta. E sta già discutendo o si sta dilaniando sul direttore generale della Commissione. Il problema che abbiamo in Italia, lo dico da parlamentare europeo, è che noi abbiamo bisogno di più politica e abbiamo bisogno di una politica fatta, organizzata intorno alla partecipazione dei cittadini, che devono trovare forme di questa partecipazione nelle associazioni, nei sindacati, nelle realtà, appunto, nei giornali locali e così via, ma poi devono trovare il loro fermo fondamentale intorno a partiti. Non esiste in nessuna parte del mondo in cui la vita democratica, la partecipazione dei cittadini non è organizzata attraverso i partiti. Se voi andate in Francia, se voi andate in Germania, se voi andate in Spagna, se voi andate nella difficile situazione greca, ma se andate in Tunisia, se andate in Egitto, e non so che cosa sta succedendo perché si sta decidendo in queste ore il nuovo presidente eletto direttamente dai cittadini egiziani. Ovunque la democrazia è democrazia dei partiti, il punto è quali partiti abbiamo bisogno. E una delle tragedie italiane è che noi abbiamo avuto in questi anni troppi partiti personali, troppi partiti costruiti intorno a leader che non avevano nessuna funzione se non quello di dar vita a un partito, magari per raccogliere un po' di finanziamento pubblico, con tutte le tragedie che stiamo vedendo adesso, e che non avevano nessuna proiezione europea, erano partiti sostanzialmente locali. La tragedia anche di Casoria è di avere partiti troppo personali che cambiano favore, cambiano dimensione a seconda del gioco politico. È di questa politica che non abbiamo più bisogno. Abbiamo bisogno di partiti che abbiano un radicamento nazionale, nazionale prima di tutto, ma abbiano contemporaneamente una dimensione europea, perché le cose fondamentali. Pensate, la cosa fondamentale sulla quale avete discusso, cioè il bilancio del comune. Il bilancio del comune di Casoria non lo decide più Casoria. Non vi fate illusioni. Lo decido più io stando in quel Parlamento europeo che il consigliere comunale di Casoria. Perché se in Europa passa la linea del patto o del più patto, cioè sono i fondamentali regolamenti per regolare il patto di stabilità dei singoli paesi, vorrà dire che poi il comune di Casoria dovrà stare dentro quelle norme lì, e quelle norme lì prevedono esattamente il tema che abbiamo discusso adesso. Allora non abbiamo più bisogno di partiti locali, regionali, ma abbiamo bisogno di partiti nazionali e possibilmente di partiti che abbiano una capacità di dialogare con altre formazioni politiche, con altre famiglie politiche in Europa, perché questo è lo scenario. Allora il tema della vera riforma della politica di cui abbiamo bisogno è certamente il nostro. Fare, come ha detto Bersani, una Maastricht, proprio ha usato questa parola, una Maastricht dei partiti in Italia, perché non è possibile che il costo della politica in Italia è maggiore di quella che c'è in Germania o di quella che c'è in Francia. Dobbiamo adeguarla a quel livello lì. Ma la vera riforma, il vero passaggio che noi dobbiamo fare è non inventarci più partiti locali, regionali e leadership solitari, ma costruire grandi partiti nazionali. Certo che questi grandi partiti nazionali devono avere dei leader, la politica è fatta di leader, la storia politica è fatta di leader, cioè di personalità che interpretano una determinata fase storica di un paese, di una nazione, di un'Europa. Ma questi leader non sono, persino in America, non sono leader solitari, hanno dei partiti allo spazio, hanno delle organizzazioni politiche allo spazio, non sono costruiti sul loro interesse personale e privato. Perciò è fondamentale, io lo dico a tutti, e dobbiamo noi cominciare a farla questa riforma, noi il Partito Democratico dobbiamo cominciare a farla. Dobbiamo cominciare a fare facendo del Partito Democratico una forza ancora di più radicata nella società italiana, ma dobbiamo farlo anche
completamento, Bertani sta facendo bene, perché si sta cercando di collegare con la leadership tedesca, sta collegandosi con la leadership francese, perché se domani capiterà a noi governare l'Italia senza questi rapporti, l'Italia non si governa. E non possiamo stare dentro la capacità, l'intelligenza di un Presidente del Consiglio che, siccome è stato in Europa 10 anni fa, ha tali rapporti e tali relazioni che gli consentono di difendere l'Italia in questo momento. Abbiamo bisogno che la politica, la Merkel in Germania, di che sono la Merkel. Dietro la Merkel c'è un partito, si chiama la CDU. Sarkozy, Hollande, di nuovo eletto recentemente presidente in Francia, mica è solo Hollande, c'è il partito di Hollande. Riderebbero in Francia se si dicesse il partito di Hollande. Insisto, è il partito socialista francese, che per 17 anni è stato all'opposizione e dopo 17 anni è tornato a governare il paese, con il voto dei cittadini, non con l'inciso in Parlamento. E così è in Germania, e così è in Inghilterra, e così in Spagna, e così anche in Grecia, è una difficile situazione greca. Quindi vi invito, diciamo così, a dire sì, combattiamo la cattiva politica, facciamo una battaglia in tutte le istituzioni per ridurre i costi politici, soprattutto in una situazione nella quale siamo, in cui abbiamo poche risorse a disposizione, e quelle poche risorse che abbiamo a disposizione dobbiamo utilizzarle con intelligenza. È chiaro che se fossi il sindaco di Casoria farei meno staff e meno consulenze e farei più scuole per i bambini, ma questo mi sembra ovvio, che questa è la scelta che bisogna fare. Però vedete, se quel sindaco è prigioniero di logiche private, personali, farà quelle scelte, ma se quel sindaco risponde a partiti radicati che devono rispondere poi a cittadini, beh, quel sindaco cresce per un po'. Su cui io penso noi dobbiamo riflettere. Dunque io vi dico, caro mio figlio, io penso che questo è lo sforzo che noi dobbiamo, quindi lavorare perché diciamo così possa costruirsi, possa venire avanti, diciamo, un partito dei cittadini, un partito radicato che fa la battaglia per ridurre i costi ma che non dà spazio al qualunquismo. Io lo dico con franchezza, noi solo adesso ci rendiamo conto qual è il costo enorme di 20 anni di Berlusconi in Italia. Noi siamo al punto che non pagheremo gli stipendi ai dipendenti pubblici se le cose vanno avanti così. E di chi è la colpa? Di Monti? Di quello che è arrivato 3 mesi fa? Siamo 6. È il colpo di una politica che, diciamo così, che nel corso di questi 20 anni non si è data, diciamo, una regolata. E non possiamo andare avanti, adesso non è che possiamo sostituire, adesso io, con tutto l'affetto che ho organizzato una bellissima notte bianca a Napoli, qui Grillo lo fece venire in piazza d'Arte, ma Grillo può fare quello, non possiamo, adesso almeno Berlusconi si candidava lui per governare il paese, Grillo si candida per cambiare un altro, ma se noi vogliamo arrivare, ma con chi manteniamo così? Ma non perché dico che c'è bisogno chiudersi, no, apriamoci, ma attenzione paese, perché il rischio di trovarci di fronte a persone che poi non possono discutere e dialogare con nessuno, e non difenderemo questo paese. Questo è il tema di fondo che abbiamo davanti a noi. Allora, sobrietà, rigore, avere una consapevolezza come avevano anche tanti padri storici, penso a Berlinguer, penso a Aldo Moro, cioè figure che hanno dato una sobrietà alla politica in tempi lontanissimi da tutti quanti a noi, De Gasperi eccetera. Torniamo a quella sobrietà, a quella intelligenza, ma non facciamo alimentare una polemica del qualunquismo, per cui il voto si spende in un modo sbagliato nei prossimi appuntamenti. Riconquistiamo stima, fiducia, con le cose che ho sentito, che mi sembrano sagge. E quasi se quel sindaco di Casoria non ascoltasse queste cose, fatto un errore enorme. Qui non c'entra niente la politica, c'entra il buon senso, perché se ho 1 milione da risparmiare devo trovare il modo per risparmiare, perché se no devo tagliare i servizi, o se no devo inasprire, diciamo, l'aliquota fiscale, diciamo, nei confronti di imprese, artigiani, commercianti, cittadini, famiglie che già non ce la fanno. E dunque devo avere questa consapevolezza e questa capacità. Io perciò ritengo che la scelta fondamentale sia questa: fare il partito. Dire a tanti ragazzi e a tante ragazze, la prospettiva non è costruire un movimento generico, è dar vita a un partito
sancito dall'articolo 49 della Costituzione italiana, la più bella Costituzione che ci possa essere al mondo, farla funzionare nei suoi punti qualificanti, fino al punto da fare anche una legge nazionale che rende trasparente tutte le procedure anche sul diritto delle risorse. In Germania non si pagano funzionari, si fanno servizi. Potremmo arrivare al punto che invece che pagare i partiti si danno servizi. E può essere una riforma. Non abbiamo bisogno di un Parlamento di 1000 parlamentari. Pensate che in Europa per rappresentare 27 stati siamo 730 e i cittadini devono scrivere nome e cognome sulla scheda. Non è che te lo ritrovi nominato non sapendo nemmeno perché e per come nella lista di un partito. Possiamo ridurre a 500 dei 900 attuali parlamentari nazionali. Possiamo fare una battaglia per riformare la macchina amministrativa, perché 10 anni fa, 20 anni fa, ci potevamo consentire di avere tutte le province, ci potevamo consentire di avere un sistema delle regioni come ce l'abbiamo avuto adesso, ci potevamo consentire di avere 9.000 comuni, ma adesso, per i prossimi anni, per le ristrettezze economiche, dobbiamo fare una riforma di tutto questo. E dobbiamo tagliare con intelligenza, perché a volte se si taglia in modo sbagliato si produce l'effetto opposto, cioè di pagare di più, perché se le province le tagli in un modo sbagliato, siccome quei dipendenti non scompaiono da un momento all'altro, vengono trasferiti, quel costo si distribuisce su altre funzioni, allora devi avere l'intelligenza di portare laddove il comune non c'è il segretario generale, laddove il comune non c'è il direttore generale, e ridurre complessivamente la spesa. Questo è il lavoro sapiente che bisognerà fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni, per rendere, diciamo così, più semplice, più facile, per riprendere una politica di sviluppo e di crescita. In questo senso, ed è l'ultima cosa che lascio, se si usa molto, noi siamo in una fase di ristrettezze, però noi abbiamo ingenti risorse comunitarie a disposizione. Io sto facendo una battaglia su questo, perché io trovo scandaloso che la Campania rischia alla fine del 2015 di restituire gran parte delle risorse che l'Europa ci ha messo a disposizione. Il programma europeo per la Campania è fatto di 7 miliardi di investimenti. Allo stato attuale, da qui al 2015 ne dovremmo impegnare e spendere circa 5 miliardi e mezzo, perché ne abbiamo spesi fino adesso poco più, poco meno di 800-900 milioni. Il Comune di Casoria ha un progetto che si chiama Più Europa, che costa all'Europa 33-34 milioni. A che punto siamo? A che punto siamo? Che c'è in quell'accordo di programma? Quante gare si aprono? Quanti appalti si realizzeranno? Che opere pubbliche si realizzeranno? E il Comune a fianco, a Pratola, ne ha altri 35. E la stazione dell'alta velocità aveva intorno a sé, non il deserto, ma l'idea di fare la grande, diciamo, sistema fieristico. Vedo, leggo che questa roba è stata sfruttata altrove. Perché? E perciò questo è il tema che io vi invito a riflettere, perché se no discutete sui 300.000, sui 700.000 che si recupereranno fra 7 anni, fra 10 anni, ma intanto l'Europa sta qui. Cerca di dare una mano al Comune di Casoria e questa occasione non è utilizzata più. E allora vorrei dire al mio partito, io ci vengo volentieri, invitiamo i sindaci, invitiamo le organizzazioni sindacali e sociali, perché se no, se parliamo di sviluppo e di crescita, facciamo chiacchiere. Veniamo a discutere, fra un mese io ci voglio ritornare prima della pausa estiva per sapere, ma questi 33 milioni che cosa sono diventati qui a Casoria? E poi voglio andare alla Fragola, che cosa sono diventati i 34 milioni di Fragola? Sì, ho capito che hanno ridotto, ma intanto voglio sapere perché hanno ridotto. Perché hanno ridotto l'investimento e che cosa se ne farà, non di 30 ma di 22 o di 20. Il tema su cui dobbiamo discutere, rendere pubbliche queste cose, perché se no ci discutiamo di cose un po' astratte e si fa male, perché vedete, in Parlamento europeo sono molto forti i tedeschi, sono molto forti i finlandesi, i danesi, gli olandesi, sono tutte nazioni che lavorano per stringere la cinta.
Per loro l'Europa è il linguaggio dell'austerità. È l'Europa che non è stata capace di salvare la Grecia fino adesso, quando non ci costava niente salvare la Grecia. Farlo 2 anni fa ci costava 100 miliardi. Già oggi salvare la Grecia ci costa 400 miliardi. Però se tu vai in quel Parlamento e quelli ti dicono: ma scusa, tu del Mezzogiorno, che hai un programma di fondi strutturali e a metà di questa programmazione non hai saputo utilizzare nemmeno il 10% di quelle risorse, tu mi continui a chiedere risorse che io ti devo dare, ma perché cosa? Perciò io ci perdo la testa su questo punto qua, perché lo considero una cosa fondamentale, perché siccome io devo fare una battaglia non da solo, insieme agli altri italiani, insieme agli altri parlamentari, perché la politica di coesione dei fondi strutturali possa continuare anche da fino al 2020, questa battaglia la posso fare se la Campania, se la Puglia, se la Sicilia, se la Calabria spendono e spendono bene queste risorse. Questo è il tema. E dunque se Cattolica può e deve dare un contributo per se stessa, ma anche per questa battaglia generale, io vorrei Cattolica a fianco di questa battaglia. Perché conta più di un bilancio comunale vedere come spendere 30 milioni di opere pubbliche, che non è assistenza, è fare investimenti, e siccome gli investimenti ormai, la voce investimenti, il bilancio del comune di Cattolica si è ridotto al 15%, è quasi zero, perché ormai per tagli dei trasferimenti si pagano appena gli stipendi e un po' di servizi pubblici. Mutui non li potete più fare perché se no sporate il fatto di sapere. Quindi le poche risorse che abbiamo sono queste comunitarie, allora è questo il tema su cui dobbiamo concentrarci. Io vorrei invitare tutti quanti voi, ma anche l'informazione locale, diciamo così, a fare di questo un tema, perché a volte ci concentriamo su cose che hanno sì certo un fatto importante, simbolico, lo Stato, le cose, ma poi abbiamo ingenti risorse su cui si firmano i protocolli, ma nessuno sa niente, nel Consiglio Comunale, nella città, nelle organizzazioni sindacali, nelle organizzazioni imprenditoriali, nell'attività commerciale in questa città. Sono cose rilevanti. Io penso che il nostro partito deve essere il partito che mette al centro il tema del rinnovamento. Rinnovamento che per me significa anche un rinnovamento generazionale, cioè di nuove energie da mettere in campo, di forze fresche, anche parte di una gioventù che è ormai una gioventù colta, che attraverso gli strumenti più moderni sta a dialogare con altre generazioni in altre parti d'Europa. E dunque è giusto che noi apriamo porte, finestre per consentire a una generazione più giovane di venire, ma sia anche un partito che discute di queste cose, che fa della battaglia del lavoro, dello sviluppo, della crescita di una grande realtà come Cattolica un punto cruciale della propria identità. Perché io credo che anche la battaglia che noi stiamo facendo qui, e io sostengo, io non so adesso, è l'ultima battuta che voglio fare, questo tema della maggioranza e della minoranza, trovo francamente un po' ridicola questa discussione, diciamo. Il Partito Democratico è il Partito Democratico. So, sì, c'è il dibattito, ci possono essere opinioni diverse, ma quando 4-5 consiglieri comunali su 6, segretario della sezione, il comitato direttivo si esprime in questo modo qui, insomma, parlare di maggioranza e di minoranza è francamente una cosa positiva. Siccome io sono, per parlare sempre schiettamente, perché non mi giro mai intorno ai problemi, mi vado a via le responsabilità anche da dove le responsabilità non le devo pigliare, soprattutto se poi la minoranza sono due assessori. Francamente, diciamo, mi sembra sbagliato, lo dico anche per loro, cerco di dialogare, mi sembra proprio sbagliato. Ma detto questo, ma le cose che abbiamo discusso qui consentirebbero di costruire una nuova base per un rilancio della nostra, non per dividere, costituirebbero in sé la base per un rilancio dell'attività dell'amministrazione umana. Quindi io penso che il PD in generale debba essere sempre il partito insieme del governo anche della stabilità, però la stabilità non è finanziaria,
responsabilità deve essere buon governo, scelte che si possono poi difendere davanti ai cittadini. Consapevolezza che l'azione amministrativa che si fa, diciamo così, va in una certa direzione. Dunque io vorrei invitare l'amministrazione, cogliere l'occasione, lanciare un appello, cogliere le discussioni, tema che ho visto discutere qua, per me sono una base per un bilancio, di un dialogo, di un confronto. Spetta a loro adesso mettere in campo, diciamo così, è un'iniziativa. E vorrei dire anche a tanti dirigenti politici, noi ci stiamo organizzando, il partito tra 15 giorni comunque avrà un gruppo dirigente a Napoli. Nessuno si illuda, non ci saranno possibilità di spostamenti, di commissariamenti, francamente, forse non così. Ve lo dico molto sinceramente, no, io ho grande affetto per Andrea, ma gli ho detto che una cosa è dirigere il partito all'aspetto, e di lui una cosa è dirigere. E quindi, insomma, io vedo bene un napoletano che fa dirigere il partito di come io ho detto, ma la vedo un po' più complicata che un amico, un compagno della Liguria, diciamo, venga a dirigere il partito. Però tutto sommato, però Andrea ha fatto un lavoro importante, è stato anche il commissario più lungo della federazione. E dunque adesso è venuto il tempo, io vi dico anche la mia personale opinione, è venuto il tempo che più rapidamente possibile si faccia il congresso, a luglio si decida la data. Secondo me è necessario e utile uscire in modo unitario, possibilmente con un gruppo di gente che fa solo questo per uscire. Qui abbiamo più ieri qua dietro, ma io penso, io faccio il parlamentare europeo, non posso fare contemporaneamente il parlamentare europeo, il segretario del partito, il presidente del partito, il sindaco di Trigoria, il segretario del circolo del partito, ognuno deve fare il suo mestiere. Io quando ho diretto il partito, il DS, tra il 93 e il 2000, ottenendo risultati straordinari, mi posi l'obiettivo di non candidarmi a nessuna elezione. Perché se tu vuoi fare il partito devi avere in testa il partito, non puoi avere in testa che domani farai il sindaco, dopodomani farai il parlamentare, dopodomani farai il consigliere regionale. Devi avere in testa il partito, perché lavorare, costruire il partito è una fatica enorme. Le 24 ore non bastano, ci vogliono settimane, mesi, un lavoro di selezione, di cura, di attenzione, di rapporto, per cui io davvero mi auguro che alle prossime ore si possa chiudere quanto più immediatamente, ma in ogni caso fare questo confronto è a luglio eleggere il segretario del partito. Il segretario del partito poi deve eleggere il gruppo dirigente e costruire il partito adesso, perché noi abbiamo pochi mesi davanti a noi. È possibile che la prossima settimana il vertice di Bruxelles non produca risultati, perché possiamo trovarci di fronte ancora a una resistenza della Merkel e degli altri paesi. Questo indebolirebbe molto è la battaglia che sta conducendo l'Italia, e dunque io non escludo, non per responsabilità di chi, ma per responsabilità di altri, che noi possiamo trovarci tra ottobre e novembre in piena campagna elettorale. Ma ammesso che questo non accadrà, e io spero che non accadrà, perché i prossimi mesi saranno mesi delicatissimi per il paese, perché siamo sotto osservazione, diciamo così, sono ingenui, non sanno che siamo sotto osservazione, e siccome non è che decidono, quelli decidono in una stanza d'albergo a New York, quelli che manovrano sui computer e che hanno in mano gli spread, diciamo così, e non è che si fanno molti calcoli politici. Se vedono che lì c'è la possibilità di guadagnare centinaia di miliardi di dollari, che ne frega niente se un paese va per questo numero. Semmai il problema che dobbiamo porci è come bloccare quei quattro che si uniscono, diciamo così, perciò stiamo facendo una battaglia per introdurre quelle famose tassazioni di transazioni finanziarie, perché è l'unica cosa che non è tassata nel mondo, è la transazione finanziaria, cioè la speculazione finanziaria, cioè la cosa che produce il massimo di accumulazione di capitale, diciamo così. Non è tassata, è l'unico punto, diciamo, e stiamo facendo una battaglia. Però noi siamo esposti come paese. Il rischio è molto serio e dobbiamo renderlo chiaro a tutti quanti noi che il rischio è molto serio. Però è evidente
poi a un certo punto fare i conti con il Parlamento, con una situazione di difficoltà, e quindi dovremmo essere pronti se andare al voto a ottobre. Ma se non dovessimo andare a voto a ottobre, in ogni caso ad aprile, l'ultima settimana di aprile, la prima settimana di marzo si vota, perché si entra nel semestre bianco, perché dopo due mesi bisogna essere il nuovo Presidente della Repubblica. Quindi si vota. Noi ci dobbiamo arrivarci, noi campani, noi napoletani, noi di Casoria, dobbiamo arrivare a quello appuntamento con un gruppo dirigente unito, forte e capace di dare un contributo importante per la battaglia dell'Italia. Questo è il tema, diciamo così, che abbiamo davanti a noi, e per questo io considero ineludibile il tema, diciamo, di avere a metà luglio il nuovo gruppo dirigente. Questo aiuterà anche le battaglie che dobbiamo fare localmente. Io vorrei dire al gruppo dirigente di Casoria, al segretario, ai giovani, alle amiche, alle compagne che hanno dato un contributo così importante anche per la realizzazione di questa festa, di andare avanti con fiducia, con determinazione, perché sì, può darci che ci aspettavamo maggiore partecipazione, ma io trovo che qui già è importante avere questa platea in un momento come questo, la fattura della partita e con il disagio che c'è sulla politica e per la politica, e già grazie per essere venuti. Poniamoci l'obiettivo da qui a un anno di raddoppiare e triplicare la presenza, ma lavoriamo solo per questo obiettivo e facciamolo con l'intelligenza e la passione che stiamo mettendo tutti qua insieme.